Amici telespettatori, per l'angolo dell'intervista oggi abbiamo in studio il professor Antonino Chieffo, che è il responsabile scientifico della scuola, di alta, direttore scientifico della scuola del CONI. Professore, il ruolo del CONI per quanto riguarda la formazione è diretta ai professori, agli atleti o ai cittadini in generale? Bene, la Scuola Regionale dello Sport è una struttura del CONI regionale Campania. Ha una sua autonomia e nello stesso tempo dipende dalle indicazioni che riceve dalla Scuola Nazionale dello Sport, indicazioni e di natura didattiche e di natura economica. La scuola ha determinati obiettivi ben precisi, quello di formare i quadri tecnici e dirigenziali di tutto il personale della Campania. Lei mi poneva questa domanda: a chi è rivolto? È rivolto principalmente ai tecnici delle federazioni sportive, ai laureati in scienze motorie e a tutti coloro che si interessano o che amano lo sport, per cui tutti possono partecipare a questi corsi di formazione. È chiaro che ci sono alcuni corsi che richiedono una cultura di base, per cui si mettono delle limitazioni. La Scuola Regionale dello Sport è costituita, diciamo, da docenti che appartengono a diverse aree di formazione, dall'area medica, dall'area psicopedagogica, l'area tecnico-metodologica, l'area fiscale, l'area giuridica e l'area del marketing. Quindi tutte queste aree hanno una serie di docenti e di esperti. I docenti sono delle persone che sono state qualificate dalla Scuola Nazionale dello Sport e sono i primi attori, cioè le persone a cui io mi rivolgo nel momento in cui devo costituire l'organigramma di ogni singolo corso. Ciononostante, però, posso usufruire anche degli esperti. Gli esperti chi sono? Docenti universitari, persone qualificate che possono dare un alto contributo didattico nella realizzazione del corso. Professore, ma questi titoli che voi lasciate attestati hanno una valenza spendibile anche all'esterno dello sport? Premesso che l'attestato ha diversi livelli, ha quattro livelli in ambito nazionale. Il primo e il secondo livello è di competenza della scuola regionale, per cui nell'ambito del CONI l'attestato è riconosciuto dal sistema SNAC, che è nazionale. SNAC significa una valutazione di tutte le qualifiche che il corsista consegue. Purtroppo, per poter poi progredire in ambito e diventare di terzo livello o quarto livello, dovrà frequentare la Scuola Nazionale dello Sport dell'Acqua Cetosa a Roma. Noi miriamo solamente ai corsi di primo e secondo livello. Quali sono questi corsi a cui noi stiamo dando seguito? Istruttori di base, cioè quegli istruttori che iniziano l'avviamento alla pratica sportiva per qualsiasi tipo di disciplina, per poi passare agli animatori, animatore e in ambito sportivo, ambito turistico. E nelle settimane che ora la scuola organizza, gli Educamp, tecnici sportivi per la terza e quarta età, quindi per le persone anziane, per passare a operatori poi, educatori sportivi nell'ambito della disabilità, educatore alimentare in ambito sportivo, tecnico di ginnastica posturale in ambito sportivo, quindi il programma è abbastanza Professore, variegato. vi ringrazio di tutte queste cose perché, incominciando da me, pensavo che il CONI era soltanto un apparato che gestiva un po' con le varie federazioni. Dietro a questa sigla ci sta tutta questa formazione. Sì,
dicevo, è una che struttura nessuno sapeva, del dico la CONI verità. regionale, perché l'obiettivo del CONI è quello di puntare su due grosse finalità. Uno, quella della formazione e investimento che la scuola fa nella scuola pubblica statale, cioè la promozione sportiva nell'ambito della scuola primaria, con il progetto di sport di classe, c'è l'obbligatorietà dell'educazione fisica e quindi della ginnastica nella scuola fatto elementare. Con gente qualificata, ovviamente. Con gente qualificata, perché formiamo tutti i nostri laureati in scienze motorie. La scuola quindi ha il compito di formare questi tutor sportivi scolastici, così vengono definiti, che hanno il compito di andare nella scuola primaria, affiancare i maestri elementari, i docenti della scuola primaria, e iniziare a operare con i bambini. Perché tutto questo? Perché è questa educazione motoria iniziale che ci serve per combattere quella diceria dello sport precoce che tanto regna, ma che in realtà non risponde al vero, perché oggi far praticare questa attività motoria nelle scuole elementari significa educare il bambino verso le attività motorie e successivamente sportive. Orientamento per i vari sport pure. Infatti poi successivamente l'altro compito del CONI qual è? Mirare alle Olimpiadi. Anche perché cioè giustamente dobbiamo formare i futuri atleti che andranno a competere. Questo anche da uomo di scuola, giustamente nella scuola materna, nella scuola elementare, si è fatto qualche corsino per qualche insegnante elementare, però giustamente non può avere quella competenza che fatta il laureato in scienze motorie e che poi è formativo. Poi questa è una cosa, volevo sapere, ma quindi tutte queste specializzazioni, tutte queste competenze, voi come CONI avete degli elenchi, degli albi per queste persone che prendono questi titoli? Allora, premesso che la Scuola Regionale dello Sport ha un suo sito e su internet basta digitare la Scuola Regionale dello Sport della Campania, e dove vengono pubblicate periodicamente, anzi mensilmente, tutti i corsi che noi effettuiamo sulla regione Campania. Quindi ogni provincia campana ha i suoi corsi e già sono calendarizzati per l'intero anno. Infatti la procedura vuole che nel mese di ottobre la scuola debba avere le idee abbastanza chiare, perché già ha mandato a Roma la Scuola Nazionale per l'approvazione del piano formativo e didattico, dopodiché lo rende esecutivo sulle varie province. Per cui noi sappiamo già a dicembre cosa si effettuerà su ogni singola provincia, e questo lo troveremo sul sito. E sul sito troveremo anche l'elenco di tutti i corsisti che hanno preso parte al corso e che hanno conseguito l'attestato di cui vi parlavamo poc'anzi. Quindi, professore, ricapitiamo, quindi tutti gli enti di azione e di promozione sportiva, tipo ENDA, SWISP, tutto qua, devono per forza di cose passare per la formazione del CONI? No, non è così purtroppo. Dico purtroppo perché comunque dovrebbe essere l'unico così. Ente organizzato per la formazione e riconosciuto dal CONI è proprio la Scuola Regionale dello Sport. Purtroppo gli enti di promozione ne approfittano per speculare un poco su tutto Infatti. Questo. Cioè, poiché sono riconosciuti dal CONI come enti di organizzazione sportiva e quindi usufruiscono anche del logo del CONI, sfruttano questo, è antipatico di usare questo termine, ma è la realtà delle cose, sfruttano questo patrocinio del CONI, questo riconoscimento del logo, per poter fare corsi di formazione. E di poche ore di formazione, ma con tanto tanto denaro, a differenza dei costi che la scuola richiede, che quindi sono auspicabile molto un po' con un'omogeneizzazione di tutto il settore, secondo senza me. Senza alcun dubbio. Regolamentare per bene. Dovrebbe essere il CONI centrale a regolarizzare un po' tutto questo particolare fenomeno di formazione che a volte è atipico. Professore, io ne approfitto per farvi una proposta di propaganda un poco tutti i settori del CONI.
di solito si dà soltanto valenza e luce agli sport tipo calcio, motociclismo, dove gli sport poveri, che poi sono quelli là veri, dove praticamente lo sportivo dà tutto se stesso gratuitamente. Vogliamo provare a fare un percorso di far capire ai nostri amici telespettatori gli sport che non sono tanto conosciuti? Ma poc'anzi parlavo della formazione che la scuola ha tenuto per i tutor sportivi scolastici, e tra le varie attività che noi abbiamo proposto, due sport poco conosciuti, la pallapugno e il badminton. Mai sentite? La pallapugno è un gioco abbastanza facile, che si gioca con una palla di queste dimensioni e che non è un'arma contundente, quindi è un attrezzo malleabile che non fa male e si può far praticare da questi bambini. Il badminton invece solo in Italia non è conosciuto, ma in Europa è uno degli sport più frequentati ed è tipo un tennis con delle racchette abbastanza leggere, e bisogna lanciare l'attrezzo al di là di una rete. Quindi sarebbe bello sapere dove si praticano questi sport, che ci stanno delle scuole, delle cose. Anche perché purtroppo noi siamo costretti a seguire soltanto gli sport conosciuti, gli altri che praticamente... Le prometto questo, caro professore. Voglio interrompere, pochi sanno che uno sport, quello del biliardo, è uno degli sport più seguiti a livello nazionale e hanno delle sponsorizzazioni che non finiscono mai. Sì, 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 è vero. La federazione però, biliardo infatti è la più forte, è quella che economicamente si va a quantificare. No, io l'ho saputo proprio da un tecnico, ha detto: guarda, tu ti stai sbagliando, che il biliardo è lo sport più seguito. Le prometto sin da ora che farò da tramite con il presidente del CONI Campania, il professor Sergio Roncelli, affinché quella domanda che mi ha posto poc'anzi in merito agli sport minori e agli sport in genere, sia lui a venire qui la prossima volta. Noi offriamo uno spazio gratuito. Benissimo, e sarà il professor Roncelli a poter stabilire modalità e utilizzo di questi spazi per poter partecipare. Benissimo. Alla prossima, grazie professore. Grazie a lei.